Buonasera, gentili telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione serale del nostro Prima TG Flash. In apertura una buona notizia nella lotta contro il coronavirus perché l'Agenzia Europea del Farmaco ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech per tutta l'Unione Europea. Piccoli dubbi però per quanto riguarda la nuova variante, quella che è stata scoperta in Inghilterra. Ne ha parlato Emer Cook, la direttrice esecutiva dell'Agenzia del Farmaco, che ha detto che non ci sono indicazioni al momento che il vaccino non funzionerà contro questa variante. L'Agenzia comunque ha dato l'ok al vaccino Pfizer-BioNTech. E questa, ha detto Cook, la notizia che tutti stavamo aspettando. La battaglia contro il virus è comunque ancora particolarmente complessa, come dimostrano le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro è sicuramente molto importante. Questa anche la falsariga poi mostrata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Scatta domenica 27 di dicembre il Vaccine Day per il Covid in tutta la Campania, la giornata simbolica delle vaccinazioni anti-Covid che ci sarà in contemporanea in tutta Europa. In Campania ci saranno ben 27 centri vaccinali tra ASL e ospedali. Ciascuno effettuerà 100 vaccinazioni dalle 9 del mattino fino alle ore 22 per un totale di 2.700 vaccinati. Le dosi del vaccino Pfizer saranno somministrate al personale dipendente ed alcune categorie peculiari come i componenti delle unità di crisi anti-Covid-19. A Napoli intanto sono già in allestimento le tendostrutture dove verranno effettuate le vaccinazioni all'ospedale del Mare e all'ospedale Cotugno. L'ASL Napoli 1 Centro ha chiesto anche la possibilità di allestire una tenda presso l'ospedale San Paolo. In queste ore sono iniziate già le prenotazioni del caso. Dopo la vaccinazione i pazienti aspetteranno una ventina di minuti nelle camere di osservazione prima di essere dimessi. Saranno poi sottoposti ad un attento monitoraggio nei giorni successivi per verificare quella che è l'eventuale insorgere di allergie o reazioni indesiderate. 7 passeggeri su 245 arrivati in aereo a Napoli e provenienti da Londra sono risultati positivi al coronavirus. Questo lo ha reso noto l'unità di crisi della regione che ha disposto per queste vacanze natalizie controlli serrati su chiunque arrivi in Campania, non solo a Capodichino ma anche nelle stazioni ferroviarie. I 7 che si sono sottoposti al tampone sono stati trovati positivi al Covid-19. Si stanno comunque verificando delle analisi per identificare se questi soggetti sono positivi alla nuova variante che è stata evidenziata in Inghilterra, che è stata isolata proprio nel Regno Unito, che fa destare una maggiore preoccupazione proprio perché non sembrerebbe essere più aggressivo della variante comune, ma sembrerebbe essere invece particolarmente più trasmissibile. Ci spostiamo ad Avellino perché il sindaco locale Gianluca Festa ha parlato in una diretta sui social ai concittadini, anticipando anche alcune misure che verranno adottate sul territorio irpino anche in aperta contrapposizione con quanto è stato previsto invece in Campania dal governatore Vincenzo De Luca. Ascoltiamo il primo cittadino. E sto anche immaginando di, in collaborazione con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città, di fornire loro tamponi, i nostri tamponi rapidi, in modo che possano effettuarli in ogni plesso, in maniera chiaramente gratuita da parte nostra, in ogni plesso a favore di docenti, di personale ATA, anche dei bimbi e dei genitori. La ripartenza dobbiamo raggiungerla, ma assolutamente in sicurezza. Evidentemente non riaprirò mai le scuole se c'è il minimo pericolo di contagio, però dobbiamo lavorare affinché questo obiettivo si possa raggiungere. Altra questione relativa ai locali, c'è stata questa serie di ordinanze tra Conte e De Luca. Io sto valutando in maniera molto seria e concreta la chiusura dei bar per il 24. Se dovessi accorgermi, se dovessi rendermi conto che l'apertura dei bar, che in questo momento insomma per De Luca si può fare o non si può fare, c'è anche l'impugnazione
da quello che comprendo rispetto a questa ordinanza, ma al di là di quello che fa il governatore, onestamente poco mi importa. Certamente non potrei mai consentire assembramenti in prossimità dei bar il 24, so che sarebbe un sacrificio, so che da parte mia sarebbe anche una scelta forte, ma se serve a garantire la nostra sicurezza e la nostra salute, non esiterò a chiudere i bar o comunque i luoghi della movida e dell'aperitivo il 24 dicembre. A Caserta l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento della curva pandemica in terra di lavoro. Nella giornata del 22 dicembre si sono registrati 132 nuovi positivi al tampone, cui si aggiungono 3 deceduti e 337 guariti. Il numero di tamponi processati è stato pari a 1391, per un tasso di positività pari al 9,5%, in leggerissima risalita rispetto alle 24 ore precedenti. La città, tra tutti i 104 comuni casertani che fa registrare il maggior numero di attuali positivi, è Aversa con 415, seguita da Marcianise con 356 e da Caserta con 277. Chiudiamo con il calcio. In attesa per il Napoli di scendere in campo mercoledì sera contro il Torino, una partita molto importante si è giocata nel pomeriggio in tribunale. C'è stato l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso del club partenopeo riguardante la sconfitta a tavolino del match contro la Juventus dello Stadium dello scorso 4 ottobre, gara, ricordiamo, che non è mai stata disputata. Con il caso della partita, il 3-0 assegnato ai bianconeri con in aggiunta il punto di penalizzazione, sono stati gli elementi discussi a sezioni unite con il presidente Franco Frattini e 4 componenti delle altre sezioni. Era presente in aula insieme all'avvocato Mattia Grassani anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'avvocato romano Enrico Lubrano, esperto in diritto sportivo. Sia la Federazione Italiana Gioco Calcio sia la Juventus hanno deciso di non costituirsi, dunque non verranno portati elementi nuovi in sede dibattimentale, e l'esito del ricorso è atteso in serata. Ve ne daremo conto nell'edizione serale del nostro telegiornale. Con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro TG. L'appuntamento, come vi dicevo, è questa sera, il prima TG alle ore 21. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.